Ah, guarda che c'è il Velox. Ah, sì. Guarda il carrellino. Vedete, Fancy? Quant'è il limite? 50. In Svizzera mettono i carrellini con mobili che spostano di paese in paese in base a come gli gira, con sopra l'autovelox che prende da tutte e due le direzioni. E niente, se passate forte ve lo piazzo in quel posto. Ciao fans, l'undicesima parte di questo viaggio era iniziata in uscita dalla cittadina di Livigno, dove un tizio aveva fatto cose strane in macchina. Il viaggio era poi proseguito lungo la strada che porta alla forcola di Livigno, dove non c'era praticamente nessuno e ci siamo divertiti un sacco. Una volta arrivati al passo, essendo il paesaggio veramente spettacolare, abbiamo deciso di far volare il drone. Cioè abbiamo, ho deciso, Luna non è che era molto convinta. Però le riprese hanno ripagato la sosta. Dopo aver fatto atterrare il drone, ci siamo diretti verso Tirano, ed è proprio qui, sulla strada che porta a Tirano, che ci eravamo salutati. Possiamo quindi ora lasciarvi con la 12ª e ultima parte di questo viaggio. Buona visione! Comunque hanno appena riasfaltato pure qua. Ah, si girano gli sghei in Svizzera! Ah, guarda che c'è il Velox! Ah, sì. Guarda il carrellino, vedete Fancy? Quant'è il limite? 50. In Svizzera mettono i carrellini con mobili che spostano di paese in paese in base a come gli gira, con sopra l'autovelox che prende da tutte e due le direzioni. E niente, se passate forte ve lo piazzo in quel posto. Cioè qua se c'è scritto 50 piuttosto si va a 40. Però fuori dai paesi è 80, comunque dai, è un bel andare 80. Su una strada di montagna. Oh, schiavo! Ah, senti che bella temperatura. Già sta meglio. Beh, secondo me anche qua parlano italiano comunque. Sì, qua a Poschiavo parlano italiano. Il ragazzo con cui sono uscita due ore prima che conoscessi te era di Poschiavo. No, magari c'era più sghei di me. Ma cosa ne so io, comunque mi aveva fatto cadere i maroni soltanto in due ore, quindi figurati. Cosa ha fatto? Ti aveva raccontato una barzelletta che mi faceva ridere? No, era proprio molle, come persona, cioè. Poi, cioè, prima volta che mi vedi, mi ha portato a fare un giro in macchina, molto bene. Ma dove? E niente, lì tra Castione e Sondrio. Ma che merda, ti avesse portato il Bernina almeno. Infatti quando sono tornata a casa gli ho detto, beh grazie ma tutto a posto, ciao. È stato un piacere ma anche basta. Esatto. Beh comunque se tutto va bene per le 10:15 siamo a Bema. Bene. Ecco. Un altro. Che ridere se c'è il Velox più avanti. Infatti, o la polizia. Più indietro c'era, quindi se sono venuti giù così. Beh, comunque se andavano giù così, sono passati davanti a quello, li vanno a prendere a casa. Occhio al binario, eh. Che merda. Sì. Bene fan, siamo arrivati in dogana. Chi non è del mestiere si ferma, spaesato. Chi è del mestiere invece si dà uno sguardo intorno con circospezione. Poi passa la linea e dice, ah, Italia. Poi vede che qua non c'è nessuno, perché figurati chi ci deve essere alle 9 di domenica sera alla dogana italiana. E si vede, questa non è del mestiere. Adesso si ferma e scende a bussare. Ah, va la imbranata dell'ostie. E basta, siamo in Italia, adesso tempo una curva e si va verso l'infinito e oltre. Bene fan, siamo arrivati alla rotonda di Tirano, Italia. Adesso ci immettiamo sulla rotonda che ci porta sulla statale della Valtellina. Non ti sento, non ti sento, non ti sento. Oh, Luna in continuazione all'interfono che dice non ti sento, non ti sento, non ti sento, non ti sento. E io cosa ci posso fare, Luna? Non so cosa è successo agli interfoni. Nemmeno adesso. Capisci no.
Boh, ci rincontreremo prima o poi. Vabbè. Comunque siamo arrivati sulla statale, visto che da qui in avanti è tutta una palla, direi che ci possiamo incontrare direttamente a Bema per i saluti. Mutismo per tutto il viaggio adesso. Fans, siamo arrivati. Siamo a Bema, sono le 10:05, che comunque è abbastanza presto. Senti, io la ficco dentro e poi ci pensi domani tu. Come te ne pare? Bene. Siamo arrivati a Bema e è stato un bel giro, impegnativo. Tutti i passi sopra 2000 metri. Che freddo. Un freddo della Madonna, il tempo oggi non è stato molto dalla nostra parte. Però vabbè, dai, è andato abbastanza bene comunque, non ha piovuto. E non siamo caduti. Esatto. Quindi, molto bene. Fans, ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo video. Ciao fans. Bei ricordi con i miei vecchi amici, ex amici, che dopo 30 km iniziavano a dire: mi fa male qui, mi fa male lì, e la schiena, e stai a casa. Infatti sono ex amici. Vabbè, ognuno fa il giro che vuole. Se devi fare 30 km prendi la Graziella. Vabbè, e poi Mark the Biker insegna che puoi farne 100 con la Graziella intorno al lago senza allenamento. C'è chi può e chi non può. Lui può.